Dal 21 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021, Palazzo Ducale presenta un percorso espositivo che concentra un'attenzione speciale su un particolare aspetto dell'unicità di Michelangelo Buonarroti, gli incontri eccezionali che costellano la sua vita. Mostre su Michelangelo ce ne sono state e ce ne saranno ancora tante, ma questa parte ad una prospettiva diversa e intrigante, anche grazie ai prestiti di Casa Buonarroti, il più grande archivio di documenti autografi di Michelangelo. È emozionante osservare la grafia dell'artista sulle lettere, scorrendo i sonetti da lui scritti, ma anche sulla lista della spesa, e percepire così le sue emozioni e la sua quotidianità. È racconto di una vita straordinaria, che è la vita di Michelangelo Buonarroti, straordinaria la vita e straordinaria l'opera di questo artista che ancora oggi desta stupore, ammirazione e anche inquietudine. È un artista che non cala mai, non conosce mai il suo tramonto né nella fama né nell'interesse. La mostra si dipana attraverso le fasi di questa vita e attraverso anche gli incontri che questo artista ha potuto fare. Le opere che qui mostriamo sono il frutto anche del contesto in cui ha vissuto questo artista. E non dimentichiamo, fu un artista a tutto tondo, scultore, architetto, pittore e poeta. Ecco che questo percorso che si dipana fra le sale di Palazzo Ducale è un percorso che si sviluppa nelle fasi di questa vita e nei luoghi, soprattutto fra Firenze e Roma. Si inizia, in questo percorso sono soprattutto una serie di opere che vengono da Casa Buonarroti, di Firenze, il massimo prestatore di questa mostra, oltre 60 opere che sono state date in prestito e soprattutto opere cartacee solitamente non visibili, non accessibili al pubblico dei visitatori di questo museo fiorentino. Quindi un patrimonio eccezionale, un patrimonio che ha un ordinamento che accompagna la mostra, intervallato da dipinti, ceramiche, sculture, gemme e opere incisorie. L'inizio e la fine della mostra è segnato dal ritratto di Michelangelo. Accanto a me il ritratto di quest'artista dipinto da Giuliano Bugiardini, anch'esso appartenente al patrimonio di Casa Buonarroti, in fondo il ritratto, il busto in bronzo realizzato dall'allievo prediletto Daniele da Volterra, ci saluta sulle porte della mostra. E gli incontri sono gli incontri che segnano un'epoca straordinaria, di cui Michelangelo in fondo è la massima espressione. L'epoca che travalica 2 secoli, dalla fine del 400, l'era di personaggi del calibro di Lorenzo il Magnifico, attraverso l'apoteosi di quella che è il Rinascimento, col primo 500, segnato da papi che furono protettori di Michelangelo, quali Giulio II, i papi Medici, Leone X e Clemente VII, attraverso poi le crisi, le lacerazioni, i drammi di una controriforma e di un'Europa travagliata da vicissitudini e rivolgimenti. Ecco che l'ultimo Michelangelo è espressione anche di questa crisi, un'espressione alta ed eccelsa che sarà poi segnata dal mito di Michelangelo, di cui fa artefice lo stesso Michelangelo, attraverso le prime biografie, quella di Vasari e di Condivi, attraverso le medaglie, quali quella di Leone Leoni, che tutte opere che sono state sovrintese dallo stesso Michelangelo. Quindi il primo artefice del mito di Michelangelo Buonarroti è lo stesso Michelangelo. Maggio 1501 Michelangelo viene a Firenze, una Firenze diversa da quella che aveva lasciato pochi anni prima per andare per la prima volta a Roma. La Firenze della Repubblica,
Savonarola era morto, giustiziato sul rogo, questa città repubblicana guardava al futuro, guardava all'arte come uno strumento di comunicazione e anche di riflesso delle proprie virtù, della propria anche magniloquenza. E in questa Firenze Michelangelo arriva e riceve commissioni pubbliche importantissime, a cominciare dal David. Il David che gli viene commissionato dall'Opera del Duomo. Michelangelo lavora 3 anni dietro dei paraventi, intorno a questo blocco marmoreo, in realtà un acquisto sbagliato da parte dell'opera, già in parte sbozzato, un lavoro molto difficile per realizzare quello che tutti definirono un gigante, un eroe capace di trasmettere questi valori di virtù e di eroismo in cui si proiettava la stessa Repubblica. Ecco che fu spostato rispetto alla prima destinazione il David, destinato a stare sui tetti del Duomo insieme a un'altra serie di sculture che si progettava di fare, una commissione decise che questo eroe, questo gigante bianco, sarebbe dovuto andare a essere collocato davanti al palazzo pubblico della città, sede del governo repubblicano. Nel frattempo era stato nominato gonfaloniere a vita come rappresentante della Repubblica Fiorentina Pier Soderini, che diventò anche il responsabile delle grandi commissioni pubbliche, e lui stesso fu per Soderini una vittoria poter ottenere questa collocazione del David. Ecco che contemporaneamente è lo stesso Soderini che chiede a Michelangelo la realizzazione di un grande affresco, una vittoria dei fiorentini, la battaglia di Cascina, che doveva essere affrescata su una parete, una grande parete della sala del Gran Consiglio. A Pandan della battaglia d'Anghiari, che lo stesso Leonardo stava elaborando. Un grande sogno che si rivelò presto utopia, perché entrambe le opere non saranno realizzate, rimasero a Firenze i cartoni, e su quei cartoni si formarono generazioni di artisti, furono, come poi dirà Benvenuto Cellini, la scuola del mondo. Ma non solo commissioni pubbliche in questo tempo Michelangelo realizzò, furono a lui rivolte numerose commissioni private, fra cui una serie di tondi scolpiti, quali quello per i Taddei Pitti e lo straordinario tondo Doni, di cui qui sono esposti 2 importanti studi di Casa Buonarroti. Questa mostra è resa eccezionale da tante particolari e cominciamo da qui. Questa è un'opera che raramente abbandona Casa Buonarroti, è un'opera di un Michelangelo giovane che ha visto Donatello e che ha già in sé per tutta la grande monumentalità che poi si porta dietro e la sviluppa, no? È la Madonna della Scala che non ha bisogno di presentazioni, nel quale comincia a prendere questo suo contatto con la prospettiva con la quale litigò e si interrogò spesso. Questa Madonna che ha già questo volto triste, no? Che presagisce, si dice, il destino del proprio figlio, espressione sulla quale Michelangelo poi lavorò moltissimo. E questi punti dei quali ancora non si conosce esattamente il senso, stanno sollevando un tessuto, alcuni studiosi vedono già un rimando al sudario, che appunto legherà in questo modo così drammatico la vita del suo figliolo. Beh, una presenza eccezionale che è l'inizio di un percorso, e mi piace molto dire proprio qui davanti a quest'opera eccezionale, che è tutta una mostra eccezionale, perché non è una grande mostra ma una mostra grande, quindi che abbraccia molti luoghi di Genova, che parla di un incontro
incontro mancato, perché oggi la professoressa Acidini ci ha raccontato come in realtà Michelangelo a un certo punto della sua vita volesse venire a Genova per scolpire, non voleva più dipingere, non aveva ancora fatto una parte della Sistina all'epoca e fu tentato perché qui trovava il marmo che era abbastanza vicino al mare per poterlo trasportare. Ecco, non ha fatto quella scelta, ha fatto dell'altro, però qui a Genova c'è una sua eredità e quindi in tanti luoghi si potrà andare a cercarla, arrivando fino a Savona e poi anche tante altre sorprese che vedremo nel corso di questi mesi di mostra. Sala dedicato a uno dei motivi di questa mostra, che sono tanti. Uno è lui, è Giulio II della Rovere. Una delle mie manie è quella di far capire alle persone che le macro storie sempre incrociano le micro storie, no? Quindi Giulio II, che è un papa ligure della Rovere, che ha lasciato delle tracce anche qui a Genova, era canonico alle Vigne, che tra l'altro saranno visitabili in modo eccezionale durante questa mostra. E Giulio II cambia radicalmente la vita di Michelangelo ancora, perché è il committente di opere grandissime e ci troviamo qui circondati dai disegni della Volta della Sistina, nei quali si comprende pienamente come lavorava Michelangelo intorno al corpo e quale sia stato il lavoro titanico che ha caratterizzato quegli anni. E parlando di lavoro titanico non possiamo non indirizzarsi poi all'altra parte di questa stanza, dove c'è la sciagurata sepoltura, come la chiamava anche lo stesso Michelangelo, nel senso che lavora 40 anni alla tomba di Giulio II, che è quella famosa del Mosè. Ecco, qui sono visibili per la prima volta tutti i suoi schizzi architettonici intorno alla costruzione di questa tomba che lo perseguiterà e che in realtà porterà solo alla conclusione del famoso Mosè, perché i prigioni che si possono vedere tra Firenze e Parigi in realtà non furono mai collocati. Un'altra caratteristica di questa mostra, che è poi un punto di forza, è naturalmente la rappresentazione delle opere che non potevano essere trasportate qui, di cui abbiamo disegni, eccetera. In alcuni casi, come i prigioni, che sono intorno a me, abbiamo i calchi in gesso, ma in altri abbiamo scelto di avere fotografie di artisti contemporanei, quindi nel caso come questo straordinario Mosè di Aurelio Amendola e di Massimo Listri. E la particolarità è proprio che hanno la didascalia, come le altre opere. Quindi questo incrocio bellissimo tra arte contemporanea e arte antica è una convivenza che risulta armoniosa e che dà dettagli in più a questa mostra. Questo è il nostro video originale, perché la grande caratteristica poi di questa mostra è che ha quattro sculture originali di Buonarroti, cosa che insomma non accade molto spesso. Abbiamo già visto la Madonna della Scala, vediamo adesso questo Cristo portacroce e vedremo poi altre due piccole sculture, ma decisamente straordinarie. E qui ci fa capire molto, no? Di Michelangelo, questo grande Cristo, altezza naturale, monumentale nella sua fisicità e nella sua potenza di risorto. Quando vedo questa scultura dico sempre, se volete capire qual era la poetica di Michelangelo, la poetica artistica, basta che guardiate quest'uomo. Ed è poi la stessa filosofia che trovate nei dipinti più famosi, nelle sculture più famose, l'umanità trionfante. L'importante di questa mostra è che, e mi sembra molto simbolico, tratta un momento che viene subito dopo una grande crisi. All'epoca c'era stata la peste. Questo è un momento di grande risurrezione. Ecco, e questo ci aiuta anche un po' a riflettere, no? Sulla potenzialità dell'uomo, sul ruolo dell'uomo. E direi che la fisicità straordinaria e trionfante di questa figura parla già da sé in questo momento. Un'altra straordinaria opera è il bozzetto per un dio fluviale risalente circa al 1525, fatto in sego, pece, cera e trementina.
racconta come nacque la grandiosa Sacrestia Nuova di San Lorenzo con le tombe dei Medici che molti di noi conoscono, no? Il crepuscolo, il giorno. E qui alle mie spalle abbiamo il pinnacolo originale pensato dall'artista che chiudeva quella straordinaria composizione. E se guardate, al posto della sfera, come era tradizione, Michelangelo pensa ad una figura con oltre 72 facce, proprio perché il sole potesse riflettere costantemente sull'oro e segnare il luogo dove riposava la famiglia Medici. Diciamo che è un'invenzione straordinaria. E in fondo a questo corridoio poi abbiamo uno dei gessi delle sculture della Sagrestia, e questa è un'altra caratteristica di questa mostra. Noi apriamo, grazie anche alla collaborazione con istituzioni di tutta Italia, delle finestre verso quei luoghi. Vogliamo dire, in questo momento, magari non siamo liberi di muoverci, magari preferiamo non farlo, però in questa mostra possiamo venire, aprire una finestra, gettare un'occhiata su Firenze, ricordarci che è là che dobbiamo andare poi, perché il contatto con l'opera e la speranza del contatto con l'opera la dobbiamo mantenere. Ecco, quindi questa visita è anche un continuo scorcio su questo patrimonio artistico straordinario. Abbiamo una replica della Pietà, non sono qui per essere repliche, sono qui proprio per dire: ti teniamo il punto, ti ricordiamo che cos'hai, anche perché siamo profondamente convinti che la cultura curi e che in questo momento tutti noi abbiamo bisogno di un benessere mentale e di mete culturali. Ecco, qui ci sono tante piccole mete culturali che dobbiamo tenere con noi, che possiamo cominciare a conoscere e che poi, siamo sicuri, andremo a visitare. (1525-1526) siamo nel momento in cui Michelangelo è a Firenze, lavora e deve pensare alla straordinaria Biblioteca Laurenziana. E questo è la soluzione che trova per la piccola libreria. Quindi utilizza questo spazio un po' inusuale per creare questo straordinario insieme architettonico. E l'altra particolarità di questa mostra è proprio questa, che ci aiuta a capire il pensiero di Michelangelo, la creazione poetica, con disegni e opere che di solito non sono esposte al pubblico, quindi neanche a Casa Buonarroti si possono vedere, quindi un'occasione per venirle a vedere. I dipinti mobili di Michelangelo, cioè vuol dire quelli non fatti su affresco, quindi quelli destinati prevalentemente per un pubblico privato, abbiamo visto Dondodoni ad esempio, hanno una sorte non troppo felice, non ne rimangono molti, così come questa Leda che ci resta solo attraverso le copie. E qui, in questo straordinario studio per la testa fatto a sanguigna, che ci lascia esterefatti da tanta abilità, dimostra Michelangelo nel riprodurre la figura umana. Siamo intorno al 1535. In questo momento Michelangelo, tra le altre cose, esegue anche disegni che avevano una funzione di per sé, non progettuale, ma come oggetto estetico. Uno di questi è la straordinaria Cleopatra, con questo suo serpente che la sta per mordere. Ecco, guardate l'espressione di questa donna. Parca nel suo eroismo, eppure nasconde un segreto, che tra l'altro è stato scoperto solo recentemente, perché era attaccata su un cartoncino. Poi, per i restauri conservativi che vengono effettuati spesso, questo cartoncino viene staccato e si vede il segreto. Dietro, ed ecco motivo di questa esposizione, c'è un'altra Cleopatra che urla di dolore, quindi molto, molto meno serena, molto meno eroica nella sua accettazione della morte che ha scelto, ma presa nell'attimo del dolore più grande. Andiamola a vedere. È pazzesco, andiamo. Guarda dietro. Andiamo. Eccola qui, guardate
il dolore. Guardate com'è diversa rispetto all'austera donna di prima. Ecco, questa mostra ci dà anche la possibilità di vedere questi piccoli segreti, ma anche lì che ci fanno entrare nella testa, no? nella direzione creativa di Michelangelo. Arriviamo alla fine di questo percorso che, come ci ha ricordato una delle curatrici della mostra, poi si concluderà con l'immagine di Michelangelo, così come è iniziato con forse il pezzo più emozionante della mostra, che è questo piccolo pezzettino di legno di Tiglio che viene dato dal nipote a un Buonarroti quasi novantenne, e pensate all'epoca cosa voleva dire, no? Quindi comunque un uomo consumato nel corpo, si era anche sottoposto a fatiche incredibili, no? Per le proprie opere, e da questo riesce ancora con i pochi attrezzi a fare questo piccolo miracolo. Il crocifisso, che era un tema che aveva caratterizzato soprattutto la sua prima produzione, nel quale un po' c'è la somma dell'umanità. Credo che non ci sia da dire altro, no? L'umanità vissuta, una lunga vita di un uomo vissuta, e nello stesso tempo la potenza della creazione. Sono solo pochi tratti di scalpello, di sgorbi, eppure quante cose racconta questo crocifisso, no? Il senso dell'esistenza, del dolore dell'uomo, della fine che sente imminente, ed è un po' il senso dell'arte, no? Quando con pochi piccoli gesti riesce a comunicare poi un significato così grande, un messaggio così potente come è questo Cristo di Michelangelo.